Bene, buon pomeriggio e bentrovati da Alessandro Fischetti. Vedo che come sempre è in corso il processo di registrazione, quindi come facciamo spesso all'inizio prendiamo qualche minutino o per rispondere alle domande al volo o semplicemente per ricordare alcune cose che riguardano soprattutto le puntate precedenti. Sapete che le ultime due sessioni abbiamo visto in particolare il conto economico gestionale, quello che di fatto viene utilizzato come principale all'interno degli schemi Linux, anche se poi è affiancato, no? Come sapete, da altri schemi di conto economico che rispondono ad altre esigenze. Buongiorno Roberto, che consente, come vedremo oggi nel dettaglio, di passare dai costi per natura ai costi per destinazione. Abbiamo visto come è strutturato lo schema nella scorsa sessione. Stato patrimoniale fronte impieghi, e abbiamo posto l'attenzione su quanto è importante arrivare ad avere questi due schemi completi perché ci consentono di avere il rendiconto finanziario e poi tutto il modello di analisi e le elaborazioni associate a questi tre elementi, e quindi consentono di analizzare in ogni possibile dettaglio il profilo economico, patrimoniale e finanziario. Per farlo però è necessario avere un bilancio, o meglio ancora una situazione contabile. Quanto più dettagliata è questa situazione contabile, meglio sappiamo l'intera struttura contabile dell'azienda in esame, quanto più poi l'analisi è efficace, perché possiamo riuscire ad essere molto molto dettagliati nel identificare alcuni aggregati che, come sappiamo, non sono nel bilancio, ma sono frutto di una riclassificazione. In particolare, abbiamo visto l'importanza di definire quali sono, laddove è possibile, ovviamente i costi variabili. Se abbiamo un bilancio civilistico, in automatico possiamo fare delle assunzioni, cioè possiamo ipotizzare come punto di partenza che il B7, i costi per servizi, siano costi variabili, mentre i costi fissi includano il costo del personale e godimento beni di terzi, e poi possiamo fare delle assunzioni per quanto riguarda la PFN, ovviamente altri aggregati, e in particolare in PFN abbiamo visto che le modalità di calcolo possono essere molto differenti a seconda del professionista, del soggetto che fa l'analisi, e che diciamo, sicuramente includono i debiti verso le banche, probabilmente o quasi sempre includono i debiti per obbligazioni, ma poi possono includere anche altre poste che sta all'analista andare a identificare. Dicevo, per farlo, buongiorno Antonio, è necessario partire da un dato, quindi se il dato è pubblico lo troviamo facilmente, siamo abituati, no? Sapete che ovviamente in Italia si ha la facilità di accedere a qualunque dato pubblico depositato, quindi lo riusciamo a recuperare facilmente. Per i dati pubblici abbiamo il problema che se il bilancio è abbreviato ci mancano dei dettagli di debiti e crediti che non ci consentono quindi di completare lo schema fonti impieghi, a meno di non poter inserire delle altre ipotesi a quel punto che non sono disponibili nella fonte dati. Chiaramente in questi casi non è, se non abbiamo il dato non è che ci fermiamo e non facciamo nulla, ma chiaramente andremo a utilizzare un modello di stato patrimoniale più semplice, più aggregato, che comunque ci consente, almeno in via preliminare, di fare alcuni ragionamenti. Abbiamo detto però che la cosa più importante è avere a disposizione un bilancio dettagliato che proviene appunto da un sistema contabile. La richiesta che è venuta da alcuni di voi, e ringrazio in particolare la collega che poi ci ha fornito un esempio, è stata quella di vedere per intero il processo, proprio andando veramente nel dettaglio, che bisogna seguire per fare due cose che sono propedeutiche, iniziali, fondamentali per poter poi cominciare ad avviare l'analisi. Cioè, la prima cosa è avere i dati all'interno di Linux, quindi poter passare dalla nostra fonte dati, qualunque sia questo formato, no? A dei dati che sono in Linux. Se Linux riconosce la fonte da cui questi dati provengono, Team System, Zucchetti, XBRL, XML che provengono da diversi formati, PDF del bilancio ufficiale, eccetera eccetera, MobiJ per quanto riguarda le banche che utilizzano il CREA, coloro i confidi che utilizzano altri tipi di fornitori, insomma fondamentalmente già Linux mappa un'ampissima libreria di formati quanto più diversi possibile, sia per quanto riguarda la struttura del dato, cioè PDF, XLS, XML, eccetera eccetera, sia per quanto riguarda proprio la struttura dei dati, l'organizzazione dei dati all'interno. E quindi in quel caso il lavoro è relativamente facile, almeno quello iniziale. Bisognerà semplicemente prendere il file, trasferirlo all'interno,
E poi, adesso Antonio, leggo il tuo messaggio con un attimino di attenzione. E poi, diciamo, una volta che i dati sono all'interno, Linus, se riconosce la fonte, li riclassifica. E quindi poi è possibile andare a personalizzare l'analisi, fare tutte le analisi di dettaglio che serve. Oggi noi vediamo il caso più difficile, più brutto, quello che nessuno di voi vorrebbe incontrare più di una volta al mese, no? Cioè quello in cui ci arriva una struttura dei dati, proviamo a caricarla su Linus. Non riesce a interpretare quei dati, quindi dobbiamo fare tutto la prima parte più o meno a manina. Anticipo e vi ringrazio per i commenti come al solito che avete dato nel questionario iniziale, che chi non ha dimestichezza con le riclassificazioni e in particolare non ha dimestichezza con le logiche di base che abbiamo discusso nelle precedenti sessioni in relazione a Linus, oggi farà un po' fatica. Ovviamente dobbiamo trovare un giusto compromesso tra il poter andare in profondità e il tempo che abbiamo a disposizione. Quindi, se vado veloce su alcuni punti, magari alzate una bandierina, proviamo a chiarire quello che è possibile chiarire, però daremo un po' per scontato che è chiaro un po' la logica che è sottostante una riclassificazione, un po' tutti i temi che abbiamo affrontato fino ad ora. Vi ringrazio anche per i commenti che generalmente lasciate a fine sessione e vi prego di continuare a fare. Molti sono commenti interessanti perché vanno nel dettaglio, altri vanno a riprendere dei temi che abbiamo già trattato nelle precedenti sessioni. Allora, per recuperare ancora qualcuno che sta terminando la registrazione, vi ricordo che su Linus c'è un'ampissima libreria di webinar, tutorial e quant'altro che rispondono a determinate domande. Per esempio, se voi andate su linus.it, quindi sul sito informativo, e cliccate DSCR qui utilizzando la lente di ingrandimento di ricerca, per esempio, sono sicuro, adesso lo prendo come esempio rispetto a delle richieste che sono arrivate, vedete, probabilmente trovate già tutta una serie di webinar e di registrazioni che vanno ad affrontare il tema da diversi angoli di visuale. Inoltre, all'interno del manuale, quindi che trovate dentro Scopri Linus, potete andare a cliccare la parola chiave DSCR, riclassificazione, indicatore della crisi e così via, e anche qui trovate tutte le procedure di dettaglio, non esclusi ovviamente i menu di riferimento, le logiche di calcolo all'interno di Linus e spesso e volentieri o quasi sempre le registrazioni. Ora, usatele, sono ovviamente liberamente consultabili. Laddove poi c'è una domanda specifica, cioè non mi è chiaro com'è che viene calcolato il DSCR sul cash flow capitale circolante operative, non capisco cosa vuol dire NA, quindi è una domanda molto puntuale, fateci una richiesta che chiaramente in quel caso andremo direttamente nello specifico. Quello che cerco di dire è che chiaramente è un peccato magari andare a ripetere delle sessioni su dei temi che sono già disponibili online. È molto più utile da questo momento in poi, dato che quasi tutti voi partecipate assiduamente, no, ai vari approfondimenti, diciamo, è molto più utile magari entrare nel dettaglio ulteriore, quindi andare a affrontare magari gli stessi temi ma con un angolo di visuale diverso e più approfondito rispetto al solito. Io prima di iniziare prendo la domanda di Antonio, che dice: nel calcolo del PFN su EBITDA, considerando anche i debiti tributari previdenziali scaduti, perché non teniamo conto anche dei crediti tributari? Allora, questa è una buonissima domanda, Antonio, che abbiamo in parte toccato la volta scorsa. Ripeto, non è oggetto della sessione di oggi, ma mi sembra fondamentale un attimino partire da qui per un brevissimo approfondimento. Quello che abbiamo detto è che nel calcolo della PFN potrebbe avere senso andare a includere, diciamo, componenti che generalmente sono negli altri debiti, quindi per esempio debiti previdenziali e tributari, all'interno della PFN. Questo dal mio punto di vista, poi non credo che ci sia una regola assoluta, però ha senso nel momento in cui all'interno della PFN, dei debiti tributari o previdenziali, per esempio, c'è uno scaduto che magari è stato rinegoziato con la controparte e che prevede un pagamento secondo delle rate e il pagamento anche di un onere finanziario. In quel caso è assolutamente corretto, Antonio, secondo me, andare a inserire nella posizione finanziaria netta anche quella componente di debito e spostarlo quindi dalla voce altri debiti alla voce PFN. Per quanto riguarda poi fare un accenno al lato liquidante e così via, chiaramente la componente di utilizzo
delle linee a breve va sicuramente inserita all'interno della PFN a breve termine. Ok? Quindi, come abbiamo detto più volte, non c'è una regola scolpita nella pietra, però ci sono delle buone prassi che vanno seguite. Quello che sicuramente non mi piace, lo ripeterò fino alla morte, è considerare automaticamente in PFN quella che è nel nostro schema che le calcola tutte, viene indicata come PFN 5, cioè andare a inserire dentro la PFN tutte le componenti degli altri debiti. Quindi qua ci potrebbe essere anche in questa componente di altri debiti anche diciamo quello che riguarda il rapporto con la previdenza, ma che ha una durata di breve termine. A me questa PFN di base non mi piace, so che in molti casi viene utilizzata, ma insomma questo è un po'. Quindi come sempre va fatto un pochettino una selezione. Poi fate anche delle simulazioni, che questo vi aiutano di sicuro, nel senso che se facendo delle opportune simulazioni, modificando le logiche di riclassificazione, vedete che il risultato cambia in maniera significativa, il risultato dell'analisi, beh, allora in quel caso qualche ragionamento in più va fatto. Ma se ci trovassimo in un caso come questo, no? Vedete dove il rapporto è comunque verde, no? Quindi diciamo vicino a 1, qualunque sia la modalità di calcolo di PFN e EBITDA, beh, in quel caso lì possiamo anche tranquillamente porci meno il problema perché ha un impatto modesto o nullo sul processo di valutazione. E nello stesso schema, chiudo la parentesi, vedete che Linus poi vi fa anche un calcolo su quello che è la media delle PFN calcolate nelle diverse modalità in relazione al cash flow, perché poi di fatto il cash flow è quello che veramente ci fa capire, ci dà la disponibilità, no? Ci dà l'indicazione della disponibilità utile per poter ripagare la PFN comunque sia calcolata. Allora, questa è un'altra indicazione da andare a guardare, perché se vediamo per questa azienda il 2018, vedete che PFN e EBITDA sono calcolate tutte, scusate, indipendentemente da come sono calcolate, danno un valore positivo o verde, mentre se ci concentriamo sul cash flow vediamo un valore rosso. Quindi in questo caso vuol dire che il cash flow è nettamente più basso rispetto all'EBITDA, e quindi questo ci può far venire, diciamo, degli altri dubbi che vanno guardati. Come sempre, in tutte le pagine in cui trovate una spatafiata, termine tecnico, per dire un lungo elenco di indici e di indicatori, il mio consiglio, e le soglie sono calcolate in questo modo, è di andarvi a concentrare sui rossi, gialli, no? Dando semplicemente un occhio a questo elenco di indici, vedete che abbiamo qualcosa da guardare qui, qualcosa da vedere nel circolante, no? E qualcosa da vedere su questi indici. Allora, la lettura degli indici, la lettura delle formule vi fa capire che in quell'area lì c'è qualcosa da andare a vedere. Vedete, tornano le considerazioni che abbiamo fatto un secondo fa. Tutti gli indici che hanno a che fare col cash flow sono rossi, quindi il tema del cash flow operativo è un tema che va analizzato per questa azienda, unitamente all'analisi del circolante, da cui emerge il fatto che ci sono dei tempi di rotazione del circolante lunghi, no? Quindi usiamo sempre, secondo me, ma appunto il mio punto di vista, diciamo un approccio che deve essere anche pratico. Una cosa è capire in profondità cosa c'è dietro i numeri, un'altra cosa è fare i conti con il cronometro che corre veloce e difficilmente si ferma. Quindi andiamoci a concentrare sulle cose che sono sicuramente più utili. Bene, siete pronti? Oggi è bella tosta, ve lo dico, quindi concentratevi, guardate bene lo schermo, mettetevi in condizione che sia visualizzabile in maniera abbastanza agevole e quant'altro, perché adesso andiamo veramente, veramente veloci. Allora, bene, 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 ripartiamo da zero. Cosa facciamo oggi? No? Ci mettiamo davanti alla scrivania con l'obiettivo di analizzare delle imprese, no? Di cui abbiamo dati contabili su PDF. Quindi ci mettiamo su un caso brutto, ok? È chiaro? Datemi un ok, si sente bene, va benissimo, posso andare avanti, tutto chiaro? Fatemi vedere che ci siete, siete attivi, il caffè l'avete preso, grazie Nicola, grazie Alessandro, benissimo, grazie Domenico, Roberto, Ernesto, perfetto. Allora, io vi ho preparato due esempi. Uno lo faccio vedere per primo, che non trovo già più, quindi lo vado a recuperare da qui. Fatemi dire bello, di quelli diciamo piacevoli e fortunosi, dove io ho un bel bilancio, la classica bilancio che potete ottenere dal registro imprese, da altri fornitori che utilizzate, il classico bilancio dove c'è tutta la nota integrativa, eccetera, eccetera. Questo lo smarchiamo in fretta, perché quando ci troviamo in questa casistica di qua,
non dobbiamo fare altro che andare a provare e a verificare se Linus, la tipologia di bilancio, la sa elaborare in autonomia senza che noi facciamo nulla. Come si fa? Vi ricordate che Linus in molte configurazioni prevede un'area riservata e un'area pubblica? Nell'area pubblica, se voi provate a caricarlo qui, vedete operazione possibile solo nell'area riservata, non ve lo fa fare. Quindi bisogna andare in area riservata. L'area riservata è l'area dove voi potete fare quello che volete senza correre il rischio che qualcun altro soggetto che non abbia la vostra user e password possa andarci a mettere il naso. Andiamo a caricare questo bilancio. Come si carica il bilancio? Elabora analisi, carica bilanci, oppure se avete voglia, nella pagina potete andare a recuperare la pagina, no, iniziale dell'area riservata dove avete sempre lo stesso boxettino, questa volta libero da vincoli, no, che abbiamo visto prima. Andiamo a prendere il PDF del bilancio che abbiamo visto prima, lo andiamo a caricare e incrociamo le dita, no? Incrociamo le dita perché noi magari non abbiamo neanche aperto quel PDF e non sappiamo se le cose vanno bene, vanno male, se c'è qualche problema o altro. Aspettiamo, vedete come il gentile Linus dice please wait, aspettiamo quelle 2 o 3 ore e mi dice operazione eseguita con successo, no? Clicco ok per visualizzare l'analisi. Questa volta ci è andata bene, direi più che bene, perché Linus ha già interpretato quel file, quel profilo e quant'altro e riesce a produrvi automaticamente l'analisi. Vedete? L'analisi di questa azienda un secondo fa nella mia area riservata non c'era, no? Linus ha preso il PDF, l'ha digitalizzato, l'ha caricato su questo modulo riclassificazione fonti su schemi gestionali, ha creato in automatico il conto economico gestionale, lo stato patrimoniale, quindi il rendiconto finanziario, quindi indice, votazione aziendale, quindi il civilistico, perché contemporaneamente la stessa fonte Linus l'ha riclassificato anche sullo schema civilistico. Perché è importante? Perché lo schema civilistico, per esempio, mi dà il rendiconto finanziario IC, perché lo schema civilistico, per esempio, mi dà la fascia MCC, cioè tutte quelle analisi ed elaborazioni che sono basate sul civilistico, ok? In questo caso sono particolarmente fortunato, potrei decidere, no, che rispetto alla riclassificazione di default che mi ha fornito Linus, no, io potrei andare a prendere, per esempio, che so, dalla gestione finanziaria, quindi dalla riclassificazione gestione finanziaria, la voce totale provente di oneri finanziari e siccome considero questa azienda una società di investimenti in partecipazioni, ipotizzo che il totale proventi oneri finanziari sia, no, la gestione caratteristica di questa azienda. Quindi modifico il mio modello di riclassificazione. Però il dato già ce l'ho lì, già parto da una riclassificazione verde, quindi che è quadrata, che mi completa tutti gli schemi. Devo semplicemente modificare il mio modello di analisi che mi posso tranquillamente andare a salvare e andare a riutilizzare anche in altri momenti. Ok? Questa è la parte facile di oggi. Abbiamo finito su questa parte di qua. Quindi abbiamo già caricato un PDF, abbiamo a disposizione l'analisi, possiamo stamparci il re, possiamo fare quello che vogliamo sulla base di questa analisi. Non ultimo, inserire eventuali rettifiche perché magari parte di questi costi che Linus considera come variabili, in realtà li vogliamo andare a considerare come costi fissi, quindi utilizziamo le rettifiche. Tutto chiaro fin qua? Ditemi un sì, ditemi un no, c'è un dubbio? Quindi questo è il caso migliore in cui saltiamo una parte a basso valore aggiunto, cioè quella della ricopiatura dei dati e della riclassificazione. Partiamo da un modello in cui i dati sono già dentro Linus e una riclassificazione già completa e corretta è già stata effettuata. Ok? È chiaro? Bene, Milena. Vediamo se c'è. Grazie, Roberto. Vedo solo due sì, quindi se non è chiaro qui, Domenico, grazie. Emanuele, grazie, Giuseppe, Nicola, perfetto, tutto chiaro, benissimo. Adesso andiamo a fare le cose quelle invece più brutte, e cioè il caso peggiore, questo di qua lo chiudiamo, che non ci serve più, e andiamo a prendere l'altro caso che adesso spero di trovare. Lo vado a vedere da qua, ok, ve lo faccio vedere da qui, ok? Vediamo un po' se si vede bene. Ok, questo di qua, ringraziamo, non faccio il nome perché magari ci sono numeri che possono essere insomma in qualche modo, però ringrazio chi l'ha inviato. Vedete che è un bilancio di verifica che in questo caso non potrà mai e poi mai essere
elaborato in automatico da Linus, ma non tanto perché è un PDF in questo caso specifico, no? Ma perché è un bilancio che non c'ha indicazione di anagrafica e di codice fiscale, quindi Linus, a chi associa questi dati, no? Voi sapete che Linus consente anche di caricare dei dati contabili in aggiornamento. Io l'azienda Alfa SRL, con i bilanci fino al 2021, carico un bilancio, quindi magari basati su una struttura civilistica, carico un bilancio al 30 giugno 2022 su un bilancio della contabilità, però se io non so, conosco il codice fiscale, come faccio a creare l'abbinamento? Quindi sappiate che tutte le volte che non c'è il codice fiscale, il risultato non ne potete avere, potete utilizzare delle altre procedure, ok? Che è esattamente quello che andiamo a fare oggi. Bene. Vedete, questo qua è un bilancio di verifica, vedete, c'è carta di credito, ci sono delle robe ben precise, no? Legate al singolo caso, quindi nominativi delle banche e così via. Quali sono le strade che possiamo seguire? Io ve ne faccio vedere una che non mi piace, no? E poi facciamo quella su cui ci concentriamo oggi. Quella che non mi piace prevede il fatto di dover andare a elaborare una nuova analisi cercando i bilanci, quindi questa è quella che non mi piace, diciamo, inserendo i dati manualmente, ok? Su degli schemi predefiniti, in particolare gli schemi predefiniti sono il civilistico, lo schema CEBI, eccetera, eccetera. Come si farebbe, ma oggi non lo facciamo perché è un lavoro a zero valore aggiunto, mettiamo la denominazione azienda esempio, no? Con un codice fiscale, meglio se mettete quello vero, altrimenti fittizio. Lo schema di riferimento su cui poter caricare quei dati, per esempio uno schema civilistico, vedete, vi compare uno schema civilistico da compilare. Il periodo di riferimento che era giugno 2022 di 6 mesi, no? Ok, incomincia a intervenire i numerelli. Se le inserisco in corrispondenza delle righe evidenziate in giallo, Linus già associa a quella riga, no? La corrispondente riclassifica. Quindi se io qua metto 1000, 1000 e poi per semplicità vado nel capitale sociale e metto 2000, no? Ok. E faccio conferma, lui mi farà vedere operazione eseguita con successo, mi manderà nella stanza del matrimonio tra la fonte dati e la riclassificazione, e mi farà vedere, no, lo schema riclassificato, per cui se io adesso vado nello stato patrimoniale, no, e clicco sul totale immobilizzazioni immateriali, ok, immobilizzazione, scusate, non è questa la pagina giusta, quindi è questa di qua. Se clicco su immobilizzazioni immateriali, troverò agganciata quella voce che io, no, avevo nello schema di partenza e nella quale ho inserito 1000. Ok, se per caso, e chiudo con questa simulazione, che ho detto che quella non mi piace perché è una semplice ricopiatura dei dati all'interno di Linux. Ripeto, non mi piace perché si può fare, come vedremo, in maniera più veloce, più dettagliata, però in alcuni casi questa cosa può aiutare. Se poi volete andarla a modificare, gestione input manuali, vedete, ritrovate esattamente lo schema di prima dove abbiamo iniziato a inserire, no, i numerelli e potete continuare a inserirli. Se poi, e chiudo davvero, voi dite, ma io non voglio riclassificare, vedete, il saldo immobilizzazioni immateriali, ma voglio andare a inserire i dettagli che ci sono sopra. Potete tranquillamente farlo, 500, 300 e 200, ok? Lo inserite. Chiaramente, non vi faccio la domanda perché perdiamo tempo su una cosa che poi rivediamo meglio dopo. Ma chiaramente, se io adesso vado sul mio stato patrimoniale e aggiorno la pagina, scusate, devo andare sullo stato patrimoniale quello giusto, non questo di qua. Vi chiedo scusa, adesso mi sbloccherà di sicuro perché qua ero su un altro ambiente di lavoro. Vediamo se me lo fa fare, ma sono quasi certo che mi slogga. Esatto, lo sapevo che mi sloggava, ma lo risolviamo subito. Quindi accendiamo. Andiamo nell'area riservata. Ok, da gestione input manuale a questo punto andiamo sullo stato patrimoniale. Vedete che io adesso sotto le immobilizzazioni immateriali troverò ancora il mio 1000, no?
Perché io fino ad ora ho soltanto inserito un dettaglio delle immobilizzazioni immateriali, ma non l'ho agganciato quel dettaglio allo schema di riclassificazione. Per farlo, guardate bene, devo andare sempre nella stanza dei matrimoni, no? Quindi vedere dove c'è il matching, il collegamento, la cablatura, la mappatura della fonte sugli schemi gestionali. Quindi vado in questo menu, riclassificazione fonte su schemi gestionali, troverò il mio dettaglio delle immobilizzazioni immateriali già riclassificate e anche ancora da riclassificare. Lo vediamo. Andrea mi chiede nel frattempo, mentre carica la pagina, posso inserire il bilancio di SNC o ditta individuale stampata in forma CE? Può inserire? Assolutamente sì, qualunque situazione contabile. Linus, a Linus non interessa se è relativa a una SAS, un SNC, se è totalmente inventata. Può inserire qualunque diciamo, struttura contabile di qualunque soggetto. Per Linus la situazione contabile è una colonna di restrizioni e una colonna di periodi contabili con relativi valori. Quindi assolutamente sì. Se le SAS SNC sono, se le situazioni contabili delle SAS SNC sono scaricate da gestionali, pensa a MobiJade per le banche, ma ce ne sono tante altre, abbiamo detto prima, Zucchetti di un sistema, eccetera, sicuramente ottenete automaticamente lo stesso risultato per la vostra SAS o SNC. Ok? Stavamo vedendo che cosa? Che noi volevamo, abbiamo inserito i numerelli di dettaglio delle componenti delle immobilizzazioni immateriali, però vogliamo fare in modo che queste voci compaiono negli schemi. Bene, in questo caso devo semplicemente andarle a riclassificare, quindi immobilizzazioni immateriali, immateriali e immateriali. Toglierò il saldo cliccando anche sul meno, se no farei un doppio conteggio, giusto? In modo tale che lui che cosa fa? Prende tutte le voci che sono state riclassificate come immateriali e le somma, quindi 5 più 3 più 2 fa 1000, aggiorno. Ok? Adesso diventeranno gialle quelle tre righe e tornerà a essere bianca la riga dalla quale ho tolto la riclassificazione. Questa pagina dovete avere un po' pazienza perché è un po' lenta, lo sappiamo, ma veramente non sembra, ma fa una quantità di operazioni pazzesche, no? E quindi tra magari la rete che si può rallentare ed altro, magari questo vi chiede qualche secondino di attesa in più. Ok? Vedete? Io a questo punto ho agganciato queste tre voci, ho sganciato il totale. A questo punto sì che se vado sullo stato patrimoniale e clicco su immobilizzazioni immateriali, troverò queste tre voci. Ok? Arriva. Immobilizzazioni immateriali, il saldo è sempre 1000, cioè la somma, e vedete a questo punto vedo le tre voci. Ok? È chiaro quindi la logica del collegamento che c'è tra lo schema di destinazione e i dati della fonte. Ok? È chiaro questo? Sì, no, sì, no, sì, no. Boh. Vediamo se qualcosa. Sì, Roberto, grazie, va bene. Ok. Io insisto nel chiedere a, siccome vedo che siete veramente in tanti anche oggi, nonostante sia una sessione molto tecnica, chiedo veramente di perdere un secondino per dirmi se è chiaro, se qualcuno, anzi, facciamo al contrario, qualcuno non è chiaro questo primo passaggio, perché se non è chiaro questo passaggio, poi dopo facciamo molta più fatica. A qualcuno non è chiaro? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, nessuno risponde che non è chiaro, quindi diciamo per esclusione, chiaro, grazie Marco, va bene. No, quindi diciamo che è chiaro a tutti. Bene, a questo punto andiamo a fare la cosa difficile, cioè andare a prendere il nostro bilancino di prima, che adesso l'avevo fatto vedere, ma vi rifaccio vedere, quindi questo di qua, e lo dobbiamo caricare su Linus. Abbiamo detto all'inizio due problemi, il primo quello di mettere questi dati all'interno di Linus, il secondo, quello di andarlo a riclassificare. Bene. Come si fa? Allora, elabora analisi, carica bilanci se devo creare un'anagrafica ex novo, che è quello che facciamo adesso. Le procedure sono le stesse se io devo caricare un nuovo periodo contabile su un'azienda che è già elaborata. In quel caso vado a cercare la procedura da qui, ok? Quindi dal secondo livello di menu che mi fa fare tutte quelle operazioni che sono collegate a questa azienda di qua. Quindi elabora analisi, carica bilanci. Ok, vado, vedete queste procedure di caricamento bilanci sono divise in due blocchi. Un primo blocco
che è relativo alle procedure di caricamento da registri ufficiali. Quindi se voglio prendere il bilancio ufficiale da registro imprese, da Cerved, da fornitori spagnoli, ungheresi ed altri, vado da qui. Ma noi ci interessa andare a vedere come caricare situazioni contabili dalla propria cartelletta, dal proprio PC. Ok? Ora, quello che dobbiamo andare a fare è andare a creare un Excel in cui, e qua abbiamo poco da fare, andare a ricopiare i dati su un modello opportuno, L1, L2, L3, L2.1. Clicchiamo qua sopra. Ok? Ovviamente, scusate, faccio un brevissimo passaggio logico indietro. Il mio consiglio in prima battuta è sempre quello di prendere il file senza neanche aprirlo e provare a caricarlo, no? Linus vi darà delle risposte del tipo: non lo possiamo caricare, non è questa la procedura giusta, non siamo stati capaci di elaborarlo. Quindi provate sempre, ve lo rifaccio vedere, no? Se no, io quel file non lo apro, vado nel punto di caricamento, lo carico, no? Ci provo, papà mi dirà: ah, non sono stato capace di farlo. L'elaborazione richiede l'intervento del centro servizi, ok? In questo caso potete autorizzare il centro servizi a darvi una mano, ok? Ok, ora, quindi elabora analisi, lo rifaccio ancora una volta, carica bilanci. Andiamo qui dove ci sono i modelli L1, L2 e L3. E vedete che ci sono dei modelli di Excel che ci consentono di effettuare il caricamento. Ok? Ora, noi ci concentriamo su questo modello di qua, il modello L2. Ok? Perché il modello L2? Perché l'L1 ha lo stesso funzionamento, ma ha una struttura civilistica. Quindi ha la stessa logica che abbiamo visto per quanto riguarda il caricamento manuale sullo schema predefinito. L'L3 serve per i consolidati, l'L2 è lo schema che ci consente di risolvere qualsiasi caso. Ok? Lo scarichiamo, io per non perdere tempo, me lo sono già scaricato, e troviamo un file fatto così. Bruttissimo, lo so che è brutto, eh? È brutto, ve lo dico, ma è utile e pratico. È chiaro che stiamo lavorando per renderlo questo file sempre più inutile, cioè vogliamo arrivare al punto in cui saranno residuali i casi in cui si utilizzerà questo Excel, però per adesso, se proprio non abbiamo alternativa, ce lo facciamo andare bene. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a inserire il nome di un'azienda, azienda X SRL, no? Un codice fiscale, potete mettere anche un codice a caso, però ve lo sconsiglio perché, se voi inserite i caratteri corretti, il codice fiscale corretto, durante il caricamento Linus va a recuperare le informazioni di anagrafiche corrette, quindi magari vi mette a posto la denominazione se l'avete scritta in modo sbagliato, vi va a recuperare i dati anagrafici legati all'indirizzo, i soci, le partecipazioni e così via. Ma non è obbligatorio, potete inserire anche un carattere fittizio se per esempio state creando una situazione contabile per una startup che non ha bilanci depositati. Ok? Dopodiché, quello che bisogna fare, per un attimo dimenticate questa prima parte di qua, questi quei codici in eretto a 5 cifre, e andiamo a vedere questa parte che c'è in giallo, ok? In questa parte in giallo non bisogna fare altro che inserire tutte le descrizioni, esattamente quelle che ci sono nel nostro PDF. Vediamo se lo riesco a riaprire un'altra volta, così le andiamo a vedere. Vedete? Tutte quelle che ci sono qui, le descrizioni. E andiamo a reinserire. Il centro servizi, Francesco, Massimiliano e Company, che ringrazio, hanno fatto un lavoro molto intelligente in questo caso, no? Cioè, nella descrizione non si sono portati dentro soltanto la descrizione testuale, ma dato che era disponibile, hanno concatenato alla descrizione testuale anche il codice conto. Questo vedremo che ci sarà di grandissimo aiuto quando andiamo a fare la riclassificazione. Perché vedremo dentro Linus esattamente questa coppia codice conto descrizione. Ok? L'altra cosa che dobbiamo andare a fare è inserire il periodo contabile secondo la sintassi che vedete, quindi 30 giugno 2022, tra parentesi 6 per dire che è un bilancio di 6 mesi. 31-12-2022, basta. Per dire che è un bilancio che si chiude al 31-12 e che ha 12 mesi di durata, quindi la durata in mesi si può mettere se è inferiore a 12, altrimenti bisogna andarla a inserire. Tutte queste cose qui sono scritte nelle note, ma tanto sappiamo che non li leggete perché siete pigri. Ok, ma non ha eventualmente qualche dettaglio al centro servizi e vi sarà detto.
Quindi quello che bisogna fare non è altro che ricopiare tutti questi dati, no, all'interno del file, ok? E a fianco, sotto la colonna corrispondente, andare a mettere i numeri, i numerelli. Va bene? Ora capite bene che se io ho come fonte il famoso pezzo di carta o il PDF, diciamo non leggibile, e qua c'ho poco da inventarmi, mi devo ricopiare, non è che posso fare grandi cose. Se invece ho la mia situazione contabile su un Excel, pensate al business plan che vi arriva da una controparte in Excel. Bah, creare questo file è molto semplice perché non è altro che un copia e incolla, copia e incolla, né più né meno che questo. Ok? Ultima cosa che vi dovete ricordare è di andare a inserire un codice progressivo 10, 20, 30, 40, cioè basta scrivere 10, 20 e poi trascinare tutti gli altri. Questo perché? Perché i software chiaramente ragionano meglio con un numero, con un codice, che non con una descrizione che magari può avere, vedete, verso, erario, può avere dei termini che sono poco comprensibili. Ok? Fatto questo lavoro, l'Excel si prende, si chiude, non si utilizza mai più. Ok? Vi è chiaro questo passaggio della compilazione dell'L2? Quindi dovete inserire denominazione codice fiscale. Dovete ricopiare tutte le descrizioni, meglio se col codice conto concatenato, i valori e un codice progressivo, dopodiché il file lo chiudiamo e non ci servirà mai più. Se siamo furbissimi, e soprattutto se siamo più esperti di Linux, perché questa è una cosa molto particolare di Linux, anche se inizialmente non lo capiamo, ci andiamo a ricopiare, no, questi valori in corrispondenza di queste righe che sono messe sempre dentro il file di Excel, cioè ci andiamo a riscrivere l'utile che abbiamo trovato sotto, ci andiamo a riscrivere il valore del patrimonio netto, cioè andiamo a ricopiare dei valori che ci serviranno per avere un modello di analisi completo, ok? E che ci può aiutare a fare determinate cose. Vi spiego perché questo è importante. Il costo del personale, qualcuno potrebbe dire 82.225, ce l'abbiamo anche sotto da qualche parte, vero? Però se io la voce sotto 82.225 costo del personale, la utilizzo per riclassificare quella voce come costo fisso e poi non la posso più riutilizzare. Se io quel valore lo voglio riutilizzare per riposizionarlo da qualche altra parte nel software, ho bisogno di un'altra riga. E quindi Linus qua vi dice: guarda, fammi un piacere perché servono a me, ricopiami questi dati a parte, che poi io con questi ci faccio qualcosa che ci torna assolutamente utile, ok? Senza andare a toccare la struttura dell'altra parte del bilancino. Ok? Dubbi sulla compilazione del modello L2? Tra l'altro, se avete dubbi, nel manuale scrivete L2 se siete fortunati, vediamo se lo siete. Modello L2, trovate tutti gli step passo passo con indicato. Vedete, questo l'ho fatto io, lo riconoscete dal mio giochino qua per evidenziare esattamente tutto quello che dovete fare. Ok? E se non sbaglio, in fondo c'è anche un bellissimo webinar che consente di rivedere le stesse cose che stiamo dicendo oggi in una maniera magari leggermente diversa. Ok? Quindi Emanuele fa una domanda correttissima, adesso le prendo tutti. Se io voglio caricare contemporaneamente 30 settembre 2022, 6 mesi, e 30 giugno e 30 settembre, quindi un'altra colonna, un'altra colonna, un'altra colonna, assolutamente sì, basta inserire le date dei periodi che si vogliono caricare, fino a un massimo di 5, come vedete, inserire il periodo contabile e i numeri. Ok? Quindi questo sì, buon pomeriggio Giampiero. Lasciamo da parte gli aspetti commerciali, Andrea, magari li vediamo dopo. Allora, la prendo un attimo, Andrea, per non lasciarla lì perché poi ho paura che me la dimentico. Allora, in Linux non ci sono operazioni, diciamo, che prevedono un addebito in crediti che non siano evidenziate prima. In area riservata, generalmente questa operazione, tutte queste operazioni sono incluse, ad eccezione della digitalizzazione dei PDF solo quando va a buon fine, che ha un costo di un credito su premium. Ok? Quindi questo è importante. Cesare mi chiede una cosa che ripeto, che è importante, ma questi dati li devo caricare a mano. Cesare, cioè ci sono, la risposta è sbrì, come direbbe Buon Ivan, dipende, nel senso che se io ho i dati su un pezzo di carta fotocopiato che mi dà il cliente, una volta da qualche parte bisogna ricopiarli a mano, quindi in quel caso la risposta è sì.
Se invece io ho questi dati su un Excel, no? O su un altro formato, anche in Word, che è editabile, posso fare copia e incolla, no? Questo non c'entra, questo aspetto di qua, guardate, non c'entra niente con Linux, non c'entra niente con le logiche del bilancio, sono questioni di natura, fatemi dire, prima ancora che informatiche, logiche. Cioè, se io ho una roba sulla carta che non è editabile, non è scannerizzabile, non si può fare assolutamente nulla perché è scritta a penna, non è interpretabile, da qualche parte prima li devo copiare. Allora il consiglio è di copiarlo direttamente qui. In tutti gli altri casi in cui quella struttura contabile è copiabile, cioè posso fare Ctrl-C da qualche parte, allora su Linux posso fare Ctrl-V e quindi non vado a ricopiare i dati. Ok? Quindi questo è un punto che chiaramente è diciamo, imprescindibile. Allora, a questo punto, nel momento in cui ho fatto la mia attività, ho finito, posso chiudere Excel. Vi faccio soltanto notare una cosa, no? So che adesso vi faccio leggermente deviare dal percorso logico, ma così rimane. Immaginate che voi dovete caricare questi dati in aggiornamento di un'azienda già esistente. Ok? Quindi andiamo sulla nostra un'azienda qualsiasi, no? Per esempio, anche questa azienda esempio. Io devo caricare un L2 con i dati che ho ricopiato da un PDF. Posso utilizzare, vedete, seleziona procedura, quindi carica bilanci, seleziona procedura. Vado sempre qui dove ci sono i modelli L1, L2, eccetera, eccetera. E anziché prendere l'L2, prendo l'L2.1. Semplicissimo, cambia veramente pochissimo. Il file è lo stesso. La differenza è che non devo mettere denominazione e codice fiscale. Il vantaggio qual è? Che se non mi ricordo il codice fiscale, ho sbagliato qualcosa, insomma, devo compilare una cosa in meno, ma è assolutamente identico. Anche in aggiornamento potete utilizzare l'L2 ed è assolutamente la stessa cosa. Aspettate, qua mi si è chiuso tutto. Nel frattempo, spero di riuscire a recuperare. È morto tutto. Allora, riuscirò a farlo, ve lo prometto. Eccolo qua. Ho avuto un attimo di panico. Allora, quindi continuate a vedere lo schermo, vero? Perché mi è partito non so che cosa e si è scolato il mio schermo, è diventato tutto bianco. Continuate a vedere il mio schermo, il mouse lo vedete che girate, vedete due barre parallele? Sì, perfetto, ok, grazie. Allora, a questo punto, quindi noi abbiamo predisposto il nostro modello L1, ok? L'abbiamo compilato per bene, ok? Abbiamo verificato che ci dia OK, quindi se per caso scrivo delle cose sbagliate, Linus mi aiuta e mi dice guarda attenzione, guarda questo aspetto di qua, sono tutti ok, va bene. A questo punto dobbiamo elaborare l'analisi nuova in questo caso, quindi carica bilanci. Vedete? Posso utilizzare ancora una volta questo punto di caricamento, ritornare su questo menu dove poi c'ho quell'altro punto di caricamento, posso utilizzare il punto di caricamento che c'è nell'home page, non cambia assolutamente nulla. Dove le potete caricare, fatelo pure, tanto non succede nulla. Prendiamo il nostro Excel, no? Ok? Che è quello che abbiamo visto il giorno fa e andiamo a caricare. Ok? Basta. L'Excel non ci serve più, lo andiamo a buttare dalla finestra, non ci interessa proprio. Se per caso un domani volessimo recuperare l'Excel, c'è la possibilità di andarlo a recuperare direttamente da Linux. Ok? Quindi non dovete neanche porvi il problema di andarlo ad archiviare, a recuperare. Aspettiamo che lui si faccia le sue ragionamenti, ma già vedete delle cose. Vedete, per esempio, che è stata creata l'azienda XSRL col periodo contabile giugno 2022, 6 mesi. Ok? Quindi lui adesso vedete cosa sta facendo. Mi sta mostrando i dati che un secondo fa erano sull'Excel, adesso sono su Linux. Vedete? Diciamo, questa operazione ha valore zero. Siete d'accordo? Perché c'è zero, è fondamentale per andare avanti, ma prima, un attimo fa, questi dati su Linux non c'erano, adesso ci sono. Ok? E quindi se ci sono su Linux mi rimane soltanto un problema da risolvere, quello di andarlo a riclassificare in modo tale da completare lo schema di conto economico gestionale e stato patrimoniale a fonti impieghi. Se io adesso vado su questo schema di qua, quindi conto economico, trovo zero. Non trovo nulla perché lui non, di tutte quelle robe che io ho caricato, no, non sa nulla, non sa come andarle a gestire, non sa quali sono i ricavi, quali sono, ha soltanto delle codifiche Huawei. E che ne sa Huawei P20 Black che cos'è? Io lo devo andare a dire. Ok?
Quindi dobbiamo andare a riclassificare. Ok? Ora ci sono delle regole d'oro. Federico mi chiede, scusate, tanto adesso stiamo iniziando a vedere la riclassificazione, quindi possiamo rispondere a qualche domanda su questa fase. Una volta creato il file L2 e caricato la prima volta, quando vado a inserire i dati di un periodo aggiornato, devo sempre caricarli manualmente? Bella domanda, lo vedremo Federico. Cioè io potrei utilizzare questo file, no? Dopo 6 mesi, utilizzare lo stesso file mettendo il 30, ho detto 6 mesi, 31/12/2022. Mettere soltanto i numerini, quindi non più le etichette che già ci sono. Se voglio, le posso aggiungere delle altre e utilizzare lo stesso file. Linus si ricorderà della riclassificazione precedente, quindi tutti i numeri che io metterò affiancati nelle altre colonne saranno automaticamente riclassificati. Mi rimarrà soltanto da andare a riclassificare le voci che ho aggiunto con la nuova situazione contabile. Su questo tema c'è un webinar fatto molto bene, che se io vorrei ritrovare, riclassificazione manuale, vediamo se lo trovo così, che vi mostra un problema che è molto specifico, molto tecnico, ma che, eccolo qua, che può ricorrere, cioè quando io ho delle diverse annualità che si basano su situazioni contabili differenti. Cioè, in teoria io potrei avere 5 annualità di bilancio, no? Con delle strutture che sono diverse a seconda dell'anno, ok? E lì qua questo PDF e questo webinar vi fa vedere come gestire questa casistica, che è una casistica, fatemi dire, un pochettino estrema, ma in alcuni casi si potrebbe verificare. Ok? Ora dobbiamo andare a riclassificare la nostra fonte dati, no? Negli schemi gestionali di conto economico e stato patrimoniale. Adesso qua seguitemi bene perché questa è la parte più importante in assoluto dal punto di vista logico, dal punto di vista poi di procedura, quindi di come farlo praticamente è una banalità totale. Prima regola, cosa si riclassifica prima? Vediamo se qualcuno azzarda. Quindi qual è la regola d'oro per riclassificare un bilancio? Questa è prescinde da Linus, questo proprio in generale. Io devo riclassificare un bilancio, no? Molti, mentre qualcuno azzarda una risposta, Emanuele, so che ci segui, quindi può darsi che per quello che siamo d'accordo, no? Magari bene Antonio. Generalmente quando uno, logicamente, quando tenta di riclassificare un bilancio, vede che il bilancio parte da qui e comincia, questo di qua lo riclassifico così, quest'altro lo riclassifico e comincia dall'alto verso il basso. Dopo un po' sbaglia un segno, sbaglia qualcosa e ritornare indietro e capire dove è il problema è un bagno di sangue, ok? Invece c'è una regoletta molto 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 facile che consente di andare a step e andare avanti soltanto quando la parte prima è sicuramente ok. Io vi anticipo, ottimo Cesare, Antonio, bravi tutti, che io questo bilancio non l'ho riclassificato volutamente perché voglio che vengano fuori i problemi operativi insieme. Io chiaramente ho dimestichezza su Linus, per carità, qualche bilancio l'ho riclassificato, però vedete che si può sbagliare in ogni caso. Allora, il nostro obiettivo abbiamo detto qual è? Quello di andare a riclassificare conto economico e stato patrimoniale. La regola d'oro mai da abbandonare è che prima si riclassifica il conto economico gestionale, poi vedremo il patrimonio netto, poi la restante parte del passivo e poi l'attivo. Se non seguite questo percorso, il rischio di fare notte è molto elevato. Ok? Ora, quando andiamo a riclassificare il conto economico, qual è l'unico elemento di controllo vero che possiamo tenere come riferimento per essere sicuri di non sbagliare? Ce n'è soltanto uno. Ok? Ce n'è soltanto uno, ho visto Nicola. Quindi cosa devo fare per essere sicuro che quando riclassifico il conto economico, diciamo, questo è riclassificato sicuramente correttamente, poi possiamo fare delle migliorie, ma è riclassificato correttamente, bene, adesso posso andare avanti. No? Nel conto economico, qual è l'unico punto? Bravissimo Diego, benissimo. L'unica cosa di cui sono certo è che se io faccio una riclassificazione corretta, l'utile che io ho nella mia fonte dati deve
uguale a quello che emerge dalla riclassificazione. Lui in questo momento ha un utile pari a zero perché c'ha tutti i valori pari a zero, ma l'utile che io sono già andato a identificare nella mia struttura contabile, che mi sono ricopiato, anzi che, mio, che il nostro centro servizi ha ricopiato correttamente nelle voci asteriscate, è 152.666. Ok? Quindi, corretto Milena, cos'è che faccio? Io vado a dire a Linus, guarda, io ancora non ho riclassificato nulla, però ti avviso che nella fonte dati, no, l'utile che ho identificato visualmente, no, è esattamente 152.666. Ok? Vedete che ho utilizzato una voce asteriscata, sono quelle che ci sono in fondo, no, al blocco di riclassificazione. Vedete, da un certo momento in poi ci sono soltanto delle voci asteriscate. Queste voci asteriscate servono solo per gestire eccezioni e completare alcuni modelli. Li vedremo le più importanti tutte. Quindi la voce asteriscata utile perdita di esercizio mi serve per dire, guarda, che io mi aspetto che dopo che tu ti sei fatto la tua riclassificazione, l'utile che verrà fuori dallo schema gestionale dovrà essere uguale, no, a 152.666. Lasciamolo lì. Il conto economico. Allora, andiamo in basso. Generalmente il conto economico sta in basso. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Comincia dal conto 28 andare in giù, ok? E c'ho tutta una serie di voci. Ok, ora vedete che io ho il conto 28, sottoconto 10, poi 0150, 0151, 0170, 0200, eccetera. Qui sta a voi capire se volete rischiare ad andare a riclassificare subito le sottovoci, no? Chiaramente rischiando di fare degli errori perché più cose andate a toccare, peggio è, oppure seguire un approccio molto molto semplice. Vedete, andate a prendere il mastro 28, valore della produzione, ok? E andate a riclassificare il totale sapendo che poi si vanno a essere inclusi tutte le voci sopra. Per questo è importante portarsi dentro la vostra codifica con la descrizione, ok? Quindi, se io qua vado a mettere ricavi, ok? Ora, qua vedete che i ricavi sono col segno meno. O il valore della produzione, perdonatemi, col segno meno, perché nella struttura contabile di origine avevamo dare e avere, quindi abbiamo inserito nella nostra colonna dell'L2 dare meno avere e quindi ricavi, il valore della produzione, lo otteniamo col segno meno. Quindi per portarci nel Linus, come lo andiamo a agganciare? Con quale voci? Ditemi un po'. Sicuramente è la prima riga, quindi ricavi, no? La domanda è, bravo Antonio, stesso segno o segno opposto? Con il segno meno, quindi segno opposto. Ok, l'andiamo a fare, andiamo a vedere, ok? Ricavi segno opposto, perché io voglio che questo valore sia rappresentato nello schema di conto economico col segno più, siccome qui c'ho il meno. Invertendo il segno mi troverò il più. Facciamo l'aggiorno, ok? E andiamo a vedere, diamogli un attimo di tempo, cosa succede dopo che io aggiorno la pagina del conto economico. Ok, vedete cosa è successo? Io a questo punto, guardate, sono successe tante cose. Sotto ricavi mi troverò valore della produzione meno 4 milioni col segno opposto, cioè 4 milioni 312. Ok? L'utile in questo momento è 4 milioni 312, ma lui mi dice: aspetta, tu 4 milioni 312, metto il mouse sopra, lo stai confrontando con 152.666. E da dove l'ha preso questo 152.666? È esattamente quella voce di utile che abbiamo agganciato attraverso la voce asteriscata e che mi dice: guarda, che in questo momento la tua riclassificazione non corrisponde con l'utile che mi hai indicato, ok? E inoltre, se io vado qui nel box di controllo schemi, vedete che differenza tra utile perdita calcolato e utile perdita importato, quindi in questo caso tra 4.312.000 e quel 156 di prima, è esattamente 4.160.000. E se vado invece nella nostra pagina,
Mi fa vedere che l'utile perdita calcolato in questo momento corrisponde ai ricavi. L'utile perdita importato è 152.000, quindi quello che abbiamo identificato con la voce asteriscata, la differenza è esattamente 4.160. Ok? Possiamo andare avanti? È chiaro questo passaggio? Ora, mentre voi scrivete, tanto il conto economico è relativamente facile, vedete, io il 28 l'ho riclassificato. Conti di riepilogo è 0, quindi me ne importa nulla. Poi c'è il conto 38. Vedete quante voci ci sono? Io per adesso non ci penso neanche ad andarmi a riclassificare tutte le singole voci. Costi di esercizio, io per adesso li metto dove mi capita. Per esempio, come variabili di produzione, segno opposto, cioè li metto tra i costi. Per adesso non mi interessa andare a vedere se sono variabili, se sono fissi, se sono degli acquisti o sono delle altre cose, no? Mi interessa semplicemente portarmeli e portarmeli col segno meno, perché in Linux, negli schemi gestionali, i costi sono rappresentati col segno meno. Quindi tutto il 38 lo metto come segno opposto e vado avanti. 70. Oneri diversi di gestione. Saldo, oneri, ricavi diversi di gestione, segno opposto. L'80 l'ho finito. Cos'è? Il 70 l'ho finito. 38, 70. Poi andiamo all'80. Oneri finanziari, questo di qua in realtà dentro ci sono le altre cose, gestione finanziaria, segno opposto, ok? Vi ricordate che nel conto economico, se andate a guardare bene, non c'è nello schema la riga oneri finanziari, la riga oneri finanziari sta sotto, perché gli oneri finanziari sono un di cui di gestione finanziaria. Questa cosa poi tra un secondo andiamo a vedere meglio, no? Quindi quelli che sono oneri finanziari li devo andare a riclassificare come gestione finanziaria in prima battuta, così come il costo del personale lo devo andare a riclassificare come costo fisso o costo variabile. Okay? L'80 l'ho finito, mi rimangono il 90 altri costi, quindi mettiamo come saldo oneri, ricavi diversi di gestione, segno opposto, e aggiorno. Lo faccio lavorare e aggiorno la mia pagina. Oh, guardate qui, non è più in arancione questa cella, perché adesso, lavorando sui saldi, per adesso, quindi sui mastri per intenderci, ho ottenuto la riclassificazione del conto economico, 152.000, che era il mio utile, che è uguale a quello che avevo agganciato con la voce asteriscata, no? Che è esattamente quello che mi consente di avere una differenza tra utile e perdita calcolato e importato pari a zero, ok? E come vedete, se andiamo nel nostro schema, nella stanza del match del matrimonio, vedete che utile perdita calcolato 152.000, utile perdita importato, quello agganciato con la voce asteriscata 152.000, il conto economico l'abbiamo finito a questo livello di riclassificazione, a questo livello di riclassificazione. Ora io già potrei adesso fare un'altra cosa, cioè, dato che io il conto economico l'ho già riclassificato correttamente, potrei andare a spegnere il totale e andare a lavorare sulle sottovoci, ma per adesso lo lascio lì. Io prima quello che faccio è ottenere il verde della riclassificazione, no? Dopo, quando lo ottengo, blocco per blocco vado a lavorare sui sottoconti. Se per caso sbaglio in una riclassificazione e mi compare un rosso punto di squadratura, per intenderci, so esattamente dove devo andare a controllare, ma lo faccio blocco per blocco ed evito di andare a fare delle cose che poi mi possono portare dei problemi. Ok? Allora, guardiamo lo stato patrimoniale nel frattempo. Adesso, appena io aggiorno, noi abbiamo nella nostra analisi un puntino rosso. Perché a questo punto la nostra analisi Linus, che è fatta da economica e patrimoniale a fonte impieghi, non può quadrare. Perché non può quadrare? Perché l'utile di conto economico calcolato è entrato nello schema di fonte impieghi e quindi mi ha generato un patrimonio netto di 152, no? Ma che dall'altra parte non c'è nulla, perché ancora gli impieghi non li abbiamo toccati. Quindi la seconda cosa che andiamo a riclassificare qual è? A questo punto, quindi l'economica è a posto. Secondo step, andiamo a riclassificare. Bravo Antonio. Milena, attenzione, prima di tutto il passivo, un pezzetto prima. Esattamente, andiamo a riclassificare il patrimonio netto. Attenzione,
Attenzione che il patrimonio netto, come vedete, è il risultato di una riclassificazione. Quindi, gli devo andare a dire a Linus, guarda che nella fonte dati che sono andato a caricare, io mi sono portato dentro un patrimonio netto uguale a, e io lo vado a dire, come glielo vado a dire? Voci asteriscate, ancora una volta. Patrimonio netto. Ok? Quindi, centro servizi, chi compila il file l'ha già ricopiato qua. Patrimonio netto, vedete che è una voce asteriscata, stesso segno. Da questo momento in poi, appena aggiorno, Linus sa che si deve aspettare che il patrimonio netto calcolato sia pari a 884. Attenzione, attenzione ad una cosa importante. Perché se noi andiamo a prendere adesso il patrimonio netto che compare qui, che ve lo faccio vedere, aspettate un attimo, fondi accantonamento, debiti, compensi amministratori, ce la facciamo, patrimonio netto, e viene fuori 731. Perché questa cosa? Io qua vi lascio un attimo di tempo e, vi la, e così prendo un po' d'aria pure io, un po' di fiato. Perché io qui ho 731 e invece il patrimonio netto della situazione contabile era quel valore di 800 e qualcosa? Sì, Milena, ho approfittato della svista per specificare che prima dobbiamo vedere il patrimonio netto, assolutamente. Corretto Giuseppe. Nei sistemi contabili, spesso e volentieri, il patrimonio netto è dato da capitale e riserve. Utile esercizi precedenti, ma non include l'utile di periodo. Tant'è vero che la differenza tra questo valore e quello che trovate qui, 884, è esattamente l'utile. Ok? Quindi, se voi senza ragionare troppo andate a vedere il patrimonio netto che c'è nella situazione contabile, l'andate a riclassificare quello lì come voce asteriscata segno opposto, sbagliate perché poi non vi trovate, no? Il valore di confronto corretto. Ok? Ora andiamo, torniamo al nostro scorro un attimo velocemente, poi mi fermo appena lo trovo perché sennò vado alla produzione. Siamo qua. Finanziamenti, bisogna ecco, magazzino, ricavi, denaro disponibile, eccolo qua. Allora, a questo punto abbiamo detto andiamo a riclassificare, no, il patrimonio netto, quindi il 21. Ok? Patrimonio netto è dato da che cosa? Da capitale netto 62, quindi per noi è capitale sociale segno opposto, ok? Segno opposto per la stessa logica di prima, dare meno avere, segno meno, il capitale sociale nel conto impiego lo vediamo col segno più, quindi ne invertiamo il segno, e poi il 20, 21, dunque il 21,10 e il 21,20 che sono le riserve. Riserve, segno opposto. Finito. Se non ho sbagliato, giusto? Aggiorniamo, facciamo pensare. Nel frattempo andiamo sul nostro stato patrimoniale, lui sta pensando, gira la ruota, appena sta per finire, ricarichiamo. Questa cosa non, diciamo, non è, non dovreste farla di aprire due pagine perché magari vi dimenticate l'aggiornamento, però sappiate che se voi avete due pagine aperte contemporaneamente, questa evidentemente con Linux è una questione una funzionalità del browser. Se voi da questa pagina passate allo stato patrimoniale, automaticamente la pagina si aggiorna. Se invece l'avete aperta su un'altra scheda per recepire i valori che sono stati processati, dovete ricaricare la pagina. Un dettaglio per chi ci vuole. Vedete, a questo punto abbiamo il nostro patrimonio netto che è 884. Questo è quello calcolato, vedete, 8 più 9 più 10 più 11. 8 più 9 più 10 più 11, calcolato 884, il valore non è segnato in giallo, tant'è vero che adesso, no, vedete che il patrimonio netto calcolato, ok, è pari al patrimonio netto che abbiamo importato e abbiamo intercettato attraverso le voci asteriscate. La stessa cosa la vediamo qui, vedete patrimonio netto calcolato, importato, ok. Va bene? Quindi abbiamo a questo punto riclassificato anche il patrimonio netto. Cosa facciamo adesso? Corretto Cesare. Andiamo a riclassificare la restante parte del passivo. Bene, dato che facciamo la restante parte del passivo, noi ce l'avamo fatti furbi all'inizio,
Abbiamo detto, no, che il passivo, il totale, cioè andiamo a mappare ancora una volta totale passivo, ok? Così diciamo al software qual è totale passivo, ok? Qual è il valore che si deve aspettare? Continuiamo a giocare con la riclassificazione. Andiamo sul passivo, abbiamo riclassificato il 21, a questo punto vedete c'è tutto il blocco 24, mi sembra. Totale debiti, no? Io qui in questo momento non vado a fare il dettaglio volutamente, mi riclassifico tutto il 24 e lo voglio riclassificare negli altri debiti. Se avete seguito il webinar la volta scorsa, questa non la potete sbagliare. Io negli altri debiti nella fonte ce l'ho col meno. Il segno che devo utilizzare per portarlo su Linus sarà stesso segno, segno opposto. Se sbagliate questa, chiudo e vi saluto. Devo utilizzare altri debiti o stesso segno, segno opposto? Ci state pensando troppo, non va bene. Ammoniti. Avete il dubbio su questo? Ditemi, ho il dubbio. Antonio, vai, basta da Ivan e ti fai dare una stellina, che è l'unico che è intitolato per attribuire stelline, bravo. Ho solo una risposta in questo momento, guardate che se questa cosa non è chiara ne veniamo fuori. Nicola ammonito, Roberto va bene, bravo, Cesare ammonito. Allora, vedo che ci sono diverse, diciamo risposta, quindi per definizione questa è una cosa che genera confusione. Ricordiamoci che nel fonte impieghi, ma non nel fonte impieghi Linus, cioè il fonte impieghi è fatto così, ok? Ci sono delle voci che vanno presentate col segno meno, che sono i debiti fornitori, gli altri debiti, i fondi e la liquidità. Queste sono tutte voci che vanno sempre presentate col segno meno, l'abbiamo visto bene la volta scorsa, no? Perché è una riclassificazione dove prendiamo componenti dell'attivo e li spostiamo al passivo, prendiamo componenti del passivo e li spostiamo all'attivo e quindi cambiano di segno. Siccome i debiti sono una componente del passivo, nel mettere gli altri debiti, quindi che è una componente degli impieghi, dobbiamo cambiare di segno. Quindi nella nostra riclassificazione il totale debiti sarà riportato come altri debiti, stesso segno. Ok, in modo tale che su Linus poi viene fuori col segno meno, non su Linus, sullo schema fonte impieghi che Linus ovviamente fa correttamente. Non è la logica Linus, a volte qualcuno dice: ma voi fate una riclassificazione? No, non è la nostra riclassificazione, è la riclassificazione del fonte impieghi che segue questa logica. Se avete dei dubbi, io vado avanti adesso, poi vediamolo, rivediamo quando abbiamo finito la riclassificazione. Il webinar scorso che è online è stato dedicato proprio a questa in gran parte a questo aspetto dei segni. Quindi 24, poi andiamo a prendere il 25, fondi, stesso segno. Ah, ma in realtà i fondi li devi dividere, va bene, io per adesso voglio trovare una riclassificazione, non voglio andare nel dettaglio della destinazione d'uso, no? Mi interessa ottenere una riclassificazione. Poi andiamo al 27. Questo conti transitori diversi non ho idea cosa sia e metto altri debiti. Non importa. Ok? Poi abbiamo il 28. Il 28 sono ricavi, quindi già abbiamo finito. Ok? Quindi col 27 noi in teoria dovremmo ottenere la riclassificazione del passivo. Vediamo se siamo fortunati. Vado ad aggiornare la nostra paginetta. Ovviamente ancora lo schema non può essere quadrato perché ci mancano tutti gli impieghi, no? Abbiamo fatto un po' di distribuzione e abbiamo ottenuto, no? La distribuzione del passivo nello schema fonte impieghi. Vedete, negli altri debiti abbiamo messo i debiti totali e i conti transitori, nei fondi abbiamo messo, no?
gli accantonamenti per adesso. So che adesso andiamo a redistribuire meglio, però contabilmente, diciamo, uno, cioè, da un punto di vista formale, questo ci consente di avere una riclassificazione. Ok? Bene, a questo punto, andiamo a vedere differenza patrimoniale. Ok, andiamo qua. Benissimo. Ok, qua c'è un 469, no? Che mi dà diciamo una differenza nel passivo calcolato e il passivo importato. Aspettiamo un attimo perché lo vediamo tra un secondo. Appena lui per adesso le voci dell'attivo non le conosce ancora. Noi abbiamo preso le voci del passivo, abbiamo spostato un po' di qua, un po' di là. Questo controllo della coerenza con totale attivo e totale passivo facciamolo quando abbiamo completato anche la riclassificazione dell'attivo, no? Quindi completiamo anche l'attivo a questo punto abbastanza velocemente. Vedete, il totale attivo lo mettiamo qua e lo agganciamo come voce asteriscata per dire che ci aspettiamo che il totale attivo sia uguale a 3.400.000, esattamente pari al passivo, e andiamo a riclassificare il nostro attivo. Allora, prima abbiamo il conto 02, immobilizzazioni immateriali. Questo abbiamo visto che è facile perché è stesso segno. Poi abbiamo lo 03, immobilizzazioni immateriali. Anche questo è facile, materiali. Poi abbiamo lo 04, finanziarie. Poi abbiamo lo 05, magazzino, rimanenze finali. Poi abbiamo lo 06, crediti. Mettiamolo tranquillamente come crediti clienti. E poi abbiamo lo 08, vede, disponibilità liquide. Disponibilità liquide 388, lo riclassifichiamo come liquidità. Sì, certo, Nicola, infatti l'importante è interagire così. La liquidità la riclassifichiamo come, che è meno 289 nella fonte, la riclassifichiamo come liquidità. Segno opposto perché abbiamo detto, la liquidità nell'attivo è 388, nel nostro schema di stato patrimoniale la liquidità prende il segno meno e quindi la mettiamo col segno opposto. Poi vedete che c'è uno 09 che sono finanziamenti messi nell'attivo col segno meno. Questi in realtà non sono altro che dei finanziamenti a breve, dei scoperti di conto corrente. E quindi tutta questa voce finanziamenti lo mettiamo come finanziamenti a breve termine, che nello schema fonti impieghi vogliamo con il segno più, e quindi mettiamo segno opposto. Quindi io ho nell'attivo una liquidità perché sono nell'attivo col segno meno, quindi non ho scoperto di conto corrente. Quindi meno 463 vuol dire che sono finanziamenti a breve per 463 stesso segno, cioè col più. Siccome io nello schema fonti impieghi i debiti li voglio con più, meno per meno fa più e quindi inverto il segno. Ok? Aggiorniamo e speriamo che sia tutto a posto perché quando qui c'è un errore, poi è difficile andarla a recuperare, ma l'errore non c'è, perché io già l'ho visto che l'errore non c'è. Nicola, questa è frega, frega, questa della riclassificazione dà sempre qualche mal di testa in più. Allora, ho visto che l'errore non c'è perché ho già una quadratura degli schemi, ok? È una quadratura gialla e non verde, perché ci sarà sicuramente una scodatura di qualche decimale. E quindi decimali fino a 2 unità di errore, Linus li accetta, no? Quindi come se fosse quadrato, però mi dice buttaci un occhietto perché, ok? Quindi vediamo che cosa, che abbiamo una quadratura degli schemi, il totale dell'utile corrisponde, il patrimonio corrisponde, scusate, il patrimonio corrisponde, perdonatemi. C'è una differenza di 5.009 tra l'attivo che ha calcolato Linus, no? E quello che è stato inserito nella fonte dati, ok?
Ora io qui, dato che ho la quadratura, posso anche abbastanza fregarmene, nel senso che magari è un errore di input, oppure semplicemente, anzi sicuramente sarà un errore qua di input, ho ricopiato male il totalattivo della fonte, ma mi interessa poco perché sono sicuro del fatto che non potrei ottenere una quadratura se i dati a monte non fossero sbagliati. Se proprio voglio provare a fare un tentativo, vediamo 5 e 9, vedete non c'è neanche il valore, quindi... Questo poi magari me lo guardo un attimino, ma sicuramente è stato inserito un totale attivo che è sbagliato per 5.009, e tant'è vero che le due voci corrispondono. Quindi io, diciamo, il totale attivo è stato messo uguale al totale passivo, ma probabilmente è sbagliato per 5.900 euro. Questo poi dipende dalla ricopiatura dei dati che ho inserito nell'Excel. Se vorresti sanare questa cosa, basterebbe andare sull'Excel, andare a inserire. No, a posto del totale attivo e totale passivo, il valore al netto dei 5.009, no? Ricaricare il file senza fare null'altro, automaticamente avrai la riclassificazione. Ok? Quindi a questo punto abbiamo l'economico quadrato, lo stato patrimoniale, anche questo, che è completo. È quadrato. Ovviamente questa è solo parte del lavoro, perché fino adesso abbiamo completato gli schemi in modo tale da avere una quadratura. Ma siamo lontani dall'avere una riclassificazione che correttamente rappresenta il caso aziendale. Perché? Perché abbiamo riclassificato dei saldi, no? Adesso vogliamo andare a fare la riclassificazione di dettaglio, ma a questo punto diventa un lavoro molto semplice. Perché? Guardate qui. Allora, immaginate che anziché voler riclassificare, no? Le immobilizzazioni immateriali come saldo, ok? O come costi di impianto, che è un valore uguale, voglio andare a riclassificare a livello di sottoconto. Quindi 205, 812, lo voglio come somma di questi due valori, ok? Semplicissimo. Immobilizzazioni immateriali, ok? Anche questo. Elimino questo. La somma di queste due voci dà questo totale, aggiorno anche di qua, otterrò comunque la quadratura perché ho spento un totale e ho inserito lo stesso valore come somma di due altri totali. Quando vado a cliccare su immobilizzazioni immateriali, troverò spesa pluriennale certificazione qualità. È chiaro? Facciamone un'altra. Aspettiamo che qua lo finisce di caricare. Facciamo un'altra sul conto economico che mi aiuta anche a fare un altro tipo di cosetta. Vado nel conto economico. Eccoli qua, per esempio il 38. Ok, guardate qui, il 38 costi variabili di produzione, quindi come costi di esercizio. In realtà il dato, guardate, dal 38.17 spese commerciali, 38.16 spese commerciali, amministrative, eccetera, eccetera. Allora, noi cosa facciamo? Sappiamo che dobbiamo riclassificare a livello di conto, no? Tutto il 38, quindi trasporti, merce per rivendita, no? Bene, questo che è riclassificato per adesso sul totalone costi variabili di produzione. Quindi andiamo 38 più due cifre, ok? 38 trasporto merci, il trasporto merci sono costi variabili di produzione, segno opposto. Bon. 34,06 acquisto prodotti per rivendita, questi qua sono acquisti, segno opposto. 38,07 costi per prestazioni di servizi, variabili, segno opposto. 38,09 costi personali dipendente fissi di produzione o variabili o fissi, insomma, quello che ritenete che sia giusto, no? Segno opposto, ok? 38,10 pubblicità, generali amministrativi, segno opposto.
11 compensi di contributi previdenziali fissi di produzione o una commerciale, quello che ritenete come sempre voi, no? 38-12 generali amministrativi, 38-13 commerciali, quindi spese commerciali, mettiamo come commerciali, segno opposto, 38-14 agenti sono zero, lo lasciamo là, 38-15 godimento beni terzi fissi produzione, o variabili, quello che volete poi, quindi 38-15, 38-16 amministrative, 38-17 commerciali aziendali. Variabili commerciali segno opposto, no? Ovviamente il saldo, cioè la somma di queste che ho riclassificato, se non ho fatto errore, mi deve dare 4 milioni, quindi questo di qua lo tolgo, se no faccio il doppio conteggio. Quindi adesso otterrò 4 milioni 023 come somma, no, delle altre voci che ho agganciato. Vediamo se ho fatto giusto. Se per caso sbagliassi, e non è questo il caso, anzi è pure corretto quell'unità di approssimazione, saprei esattamente qual è il blocco in cui devo andare a fare la mia verifica. Era il blocco che io un secondo fa ho riclassificato come calderone costi variabili, no? A questo punto, se io vado nel mio conto economico, ok? Vedete che non c'è un conto economico che si avvicina tantissimo al vero adesso, perché ho i ricavi messi qua. In realtà in questo momento c'è il valore della produzione sopra, quindi anche sui ricavi devo fare lo stesso lavoro. Però gli acquisti ce li ho qui, i costi variabili li ho distribuiti, già l'EBITDA probabilmente è un EBITDA molto simile al vero, se non addirittura vero, e così via fino in fondo. Ok? Vi è chiaro? Perché da ora in poi io mi fermo, nel senso che adesso non mi metto di nuovo a rifare lo stesso lavoro anche sulle altre voci, perché questo è un lavoro solo time consuming, cioè spengo il totale e metto le sottovoci al livello di granularità che mi serve. Devo fare attenzione, a volte può succedere, questo vi garantisco che succede, che la somma delle sottovoci non fa il totale. Succede troppe volte questo, quindi può succedere che voi riclassificando il totale ottenete la quadratura. Poi spegnete il totale, riclassificate tutte le sottovoci e non ottenete la quadratura. Questo dipende dal fatto che le sottovoci a volte sono inserite in modo errato. Purtroppo succede anche quello, però sono casi particolari che poi vanno gestiti. Ok? Da qui in poi, cos'è che succede? Facciamo un po' di esercizi. Innanzitutto, io questa riclassificazione me la salvo e la chiamo webinar eliminar. Ok? Ok, ma sono salvato. Questo che cosa vuol dire? Che per questa fonte dati questa riclassificazione è già disponibile. Ok, ma se io carico un bilancio, guardate, lo facciamo proprio. Guardate, io carico adesso l'azienda, facciamo diversi esercizi. Z SRL con un diverso codice fiscale che chiamo YY. Con gli stessi dati, ok, tanto che ho anche dati diversi dal punto di vista numerico, no? Lo risalvo, ok, ripeto l'operazione di prima, elabora, carica bilanci, vado a riprendere l'Excel, questo di qua che ho appena salvato, lo vado a caricare, importo. Lui adesso mi crea l'azienda ZSRL, vedete? In questo momento i dati non sono riclassificati, perché lui fino ad ora non sa ancora da dove arrivano quei dati, no? Ok. Attendiamo che lui si sta ricostruendo nuovamente, per lui è come se fosse una nuova azienda in questo momento, quindi mi rimette a disposizione tutto l'istato dei dati che c'erano nell'Excel per la nuova azienda. Ok? Vedete, in questo momento non sono riclassificati, zero. Io potrei già richiamare da qui la riclassificazione che so essere quella relativa a questa struttura dati. Per evitare di dover aspettare, vado per esempio nell'home page o in altre pagine dove
c'è la stessa funzionalità di richiamo, no, dei modelli di riclassificazione. Ok, vedete, in questo momento è tutto a zero, ma siccome mi sono fatto furbo, vado a richiamare il modello di riclassificazione webinar eliminare e automaticamente va a riproporre quel modello di accoppiamento dei dati che avevamo salvato in precedenza e stabilito sulla precedente azienda, no? Vedete, adesso abbiamo il nostro modello di analisi completo. Ok? Se volessi vedere il valore produzione qua, dato che qua compare l'NA, cosa devo fare? Andare nella fonte dati e agganciarlo con la voce asteriscata, e lo trovo qua. Se volessi trovarmi il costo del personale nel conto economico classico, perché in questo momento trovo NA, no? Perché il costo del personale della struttura dati l'ho utilizzato come costo fisso, quindi qua mi trovo NA, cosa devo fare? Andare nella fonte dati e riclassificare in alto personale come voce asteriscata a costo del personale, la stessa cosa per gli oneri finanziari. Ok? Facciamo un altro esempio ancora. Immaginiamo a questo punto che passano 3 mesi e carichiamo i dati al 30 09 9 mesi, ok? E per comodità li rimettiamo esattamente identici. Quindi aggiungiamo un periodo contabile sulla stessa struttura. Ctrl C, Ctrl V, salva con nome, così usiamo un altro file. Mettiamo sulla scrivania, lo chiamiamo TTTTTTTT, va bene. Siamo in aggiornamento, seleziona procedura. Andiamo qui dove si può caricare il file, prendiamo il file, no, questo è la TTT, scusate, devo caricare TTT, che sta qua, vedete questo che ho salvato qui, lo riporto dentro, vedete che costo operazione 0, in area riservata questa operazione la posso fare liberamente, e lui non fa altro, operazione eseguita con successo, che aggiungere, no, un'altra annualità, vedete settembre 2022, 9 mesi, e a questo punto negli schemi avremo una colonna in più. Ok? La colonna col settembre 2022. Se oltre, vedete? Ok? Se oltre a caricare un nuovo periodo contabile nell'Excel aggiungessi delle altre righe in fondo, ok? Quindi degli altri conti che magari il periodo precedente non c'erano, no? Potrei aggiungere qua delle righe in più. Ovviamente col suo codice voce, ma li ritroverei in fonte riclassificazioni non riclassificate, però a quel punto ho ricliccato la cosa sbagliata di prima. A quel punto dovrei andare a riclassificare soltanto le voci in più. Ok? Questo è il modo per arrivare alla riclassificazione. Se ci pensate bene, in cos'è, un'oretta piena, un'oretta e mezza, verso un'ora e 20, dall'Excel alla riclassificazione ci si arriva veramente agevolmente anche parlandoci sopra, con un po' di concentrazione, un lavoro di circa 20 minuti. Però ti ricordo, va fatto solo e esclusivamente quando i dati non sono editabili, no? Non sono già noti, non provengono da una struttura nota. In tutti gli altri casi, e comunque anche in quei casi va fatto soltanto una volta, la prima, perché come abbiamo visto, le volte successive io carico il file e mi vado a richiamare la riclassificazione. In tutti gli altri casi, diciamo, Linus dovrebbe sempre di più e sempre più in più casi, no? Andare a gestire tranquillamente tutta la riclassificazione automatica come abbiamo fatto all'inizio con il PDF. Io, se siete d'accordo, questo è. Ah, scusate, ma prima di passare alle domande, un'ultima cosa. Se voi andate, per esempio, a vedere il fondo di garanzia. Perché vi trovate unrated, quindi non ve lo calcola, mentre vi trovate il Linux Core e lo Zeta Score di Allman? Qualcuno lo sa? Io non ho fatto la mia riclassificazione, però il fondo di garanzia non lo trovo. Come mai?
Vi ho perso? Siete già al caffè? Mi avete abbandonato così mestamente? No, siete tutti qua, vi vedo. E vi vedo anche abbastanza attenti. Abbastanza attenti, devo dire. Emanuele, no, non è esattamente quello il motivo. Alessandro, non esattamente, anche se fosse. Allora, qualcuno dice perché non è un periodo di 12 mesi. Non è esattamente questo il motivo, perché anche in quel caso lì non l'avreste in questo caso. Bravo Antonio, stellina sempre passata da Ivan. Per poter, lo schema, come si chiama, scusami, del MCC, come è scritto qua, no, dipende dal civilistico. E quindi il civilistico ha il suo schema, cioè se io non ho questo schema civilistico completo, non lo posso calcolare perché l'MCC va a prendere esattamente le voci per natura, no? Ma in questo caso è tutta zero. Perché è tutta zero? Perché noi abbiamo riclassificato la fonte sugli schemi gestionali, non sullo schema civilistico, perché è proprio un altro modello. In quel caso di là, se voglio la fascia MCC e se voglio lo schema civilistico, devo ripetere la stessa operazione, questa volta riclassificando la fonte sullo schema civilistico, esattamente con la stessa logica, seguendo esattamente la stessa la sintassi e, diciamo, le codifiche a cui siete abituati, perché sono quelle del civilistico. No? Ripetendo esattamente lo stesso lavoro. Adesso appena lo carica vi faccio vedere un paio di esempi, ma la logica è assolutamente identica, no? Vedi, in questo caso la fonte dati la dovete andare a riclassificare sulle voci del civilistico, né più né meno, vedete? Quindi fate tutta la mappatura voce per voce sul civilistico, automaticamente vi si completerà lo schema civilistico con tutti i controlli che abbiamo visto anche adesso e di conseguenza avremo la fascia MCC. Ok? Non è che a me fa impazzire prendere un bilancio civile, diciamo, della contabilità e riclassificarlo sul civilistico, però in alcuni casi questa cosa può essere necessaria e quindi in quel caso si può fare. Ma anche in quel caso lì è possibile andarsi a salvare il modello di riclassificazione, quindi anche ancora una volta questo lavoro viene fatto soltanto una volta. Allora, quindi questo fondamentalmente è, nel senso che abbiamo imparato qualcosa dal punto di vista dei contenuti che non sapevamo? No, proprio zero, nel senso che abbiamo semplicemente fatto la prima attività che è necessaria per analizzare un bilancio, ci cioè abbiamo riclassificato. Il vantaggio qual è? Che fatto questo lavoro lo faccio soltanto una volta, ma poi subito dopo ho tutte le analisi, no? E rielaborazioni che scaturiscono dall'essere passato da uno schema con tante righe a uno schema compatto con delle logiche che mi consentono di interpretare i risultati aziendali, no? Margini di contribuzione, TSCR, PFN su EBITDA, indicatori, score, eccetera, eccetera, fino ad arrivare in fondo. Okay? Quindi questo è poi il vantaggio, ripeto, è quello di avere un'analisi a valle assolutamente completa. Utile anche per il controllo di gestione perché se io ho una contabilità esterna o comunque gestisco no, l'avanzamento mensile trimestrale, fatta questa cablatura soltanto una volta, poi le volte successive non devo fare altro che ricollegare, aggiornare i dati, cioè rimettere i dati numerici nella stessa struttura, caricare il file, automaticamente l'analisi va avanti di periodo in periodo. Vi ricordo perché a volte questa cosa sfugge che se caricate 2 mesi, no? Relative allo stesso anno, no? Nella pagina home di sintesi vedete soltanto l'ultimo periodo. Qui la logica voluta è di avere l'ultimo periodo per anno. Quindi se avessi settembre 2021, vedrei settembre 2021 e settembre 2022. In questo caso che ho giugno e settembre 2022, nella pagina home vedo soltanto il settembre 2022 che è l'ultimo periodo. Quindi vedo soltanto questo. Ok? Questo è solo un dettaglio perché alcuni magari sfugge. Bene, io non ho altri punti, nel senso che abbiamo ripercorso veramente tutti i passaggi per arrivare un po' all'obiettivo, no? Sono disponibile per voi, per qualsiasi domanda, se ci sono, ci diamo una decina di minuti per eventuali domande di dettaglio, oppure domande anche che riguardano questi 3 ultimi webinar, quindi economico, patrimoniale, riclassificazione.
Quindi insomma, aspetto un attimino che qualcuno magari scrive se c'è qualcosa da approfondire. Io sto impazzendo, come vedete, nel frattempo c'è Valentina che è andata di traverso. A te Nicola. Vedo che non ci sono delle grandissime domande. Io vedo in questo momento molte persone collegate. Niente, io in attesa che qualcuno scrive. Mi prendo veramente 1 o 2 minuti per fare Melina. Diciamo, il webinar, diciamo, di fatto è terminato. Aspettiamo ancora qualche minuto per eventuali domande. Se non ne arrivano, io vi ringrazio anche se vi prendete qualche istante alla fine per inviarci i vostri commenti, soprattutto delle eventuali richieste di approfondimento. La prossima sessione, come sapete, è schedulata, se non ricordo male, ma anche qui vado a memoria, quindi magari potrei sbagliare, dovrebbe essere focalizzato sul rendiconto finanziario, un metodo indiretto, che per essere elaborato richiede sempre 2 annualità successive, 2 periodi, non annualità successive, e quindi andremo a vedere anche nel dettaglio quest'ultimo aspetto. Alla fine, tutta l'analisi di bilancio, per quanta complessa possa essere, ha come primo obiettivo di avere un conto economico, uno stato patrimoniale e un rendiconto finanziario. Tutto il resto sono sonde, letture, semplificazioni per la lettura più veloce dei dati, ma alla fine veramente sono questi 3 elementi. E la riclassificazione è critica perché, come abbiamo visto più volte, a seconda della riclassificazione cambia, no, la lettura dei dati che possiamo fare. Emanuele mi chiede se carico il file delle due. Se carico il file Excel L2 e lo carico, lì non sono puoi riclassificare in automatico. Sì, Emanuele, come abbiamo visto prima, cioè devo avere almeno una volta riclassificato quel file di là, no? Quindi quel particolare fonte dati che è in L2. Una volta che l'ho caricato, basta che clicco sul modello di riclassificazione che mi ero salvato, no? E automaticamente lui lo va a rielaborare. Lo rifacciamo così vediamo un pochettino quello che viene fuori. Immaginiamo che io ho il mio file L2, no? Dell'azienda Gamma, con codice fiscale ZZ, con gli stessi dati, tanto poco importa, no? E lo salvo. Io ho già il mio modello di classificazione di quella fonte dati, l'ho già memorizzato in precedenza, ok? Lo vedete qua, quindi questo l'ho già memorizzato. A questo punto sto caricando una nuova analisi di una nuova azienda, la Gamma, giusto? Lo carico, qua mi dirà, ah, guarda che il codice fiscale inserito è diverso da quello dell'analisi corrente, certo l'ho cambiato. Vuoi creare una nuova analisi per il codice fiscale ZZ? Sì, esattamente quello che voglio fare. Vado avanti. Operazione subita con successo, proseguo. Mi rimanda, vedete, mi ricrea l'azienda Gamma SRL, mi ricarica tutto il modello dati. Ecco, diamo sempre quell'istante per farlo. Arriva. Operazione subito un successo. Basta a questo punto, lo facciamo da questa pagina. Ci metto un attimino in più, vedete, in questo momento non è riclassificato. Webinar eliminare, lo richiamo e lui automaticamente va a ricreare questa riclassifica su quel modello dati che abbiamo utilizzato. Quindi questo è utile quando io ho delle contabilità che mi arrivano da quella struttura contabile lì. Mi salvo il modello, quindi la riclassificazione, la mappatura, in ogni caso la faccio sempre esclusivamente una sola volta. Esattamente, corretto Emanuele. Se poi giustamente puoi modificarlo rispetto alle tue necessità, certo. Perché magari alcuni, più che utilizzare questa funzione, magari per un piano dei conti totalmente nuovo, diverso, vedete, lui nel frattempo ha fatto il lavoro che doveva fare. Magari ho un mio piano dei conti che utilizzo per tutte le mie analisi. Beh, mi mappo quello lì e automaticamente lo vado a riutilizzare. Assolutamente sì. Bene, dopo il punto di Emanuele non ne vedo degli altri, quindi io, se siete d'accordo, darei termine alle ostilità. Grazie a te Milena, grazie Emanuele, io vi ringrazio tutti, grazie soprattutto al nostro collega che ci ha dato
la disponibilità del file di sempre, che penso sia stato molto utile. Vi ricordo che tutti i manuali, le procedure, le registrazioni e anche altri approfondimenti sono disponibili sia sul manuale che sul sito informativo, ma fate prima a cercare con Google Linus, è l'argomento, generalmente venite facilmente indirizzati al punto utile. Se non lo trovate, ci contattate che vi diamo i vari riferimenti e vi do appuntamento alla prossima sessione. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio, buona continuazione. Ciao!